E siamo ad Inter-Cagliari, Inter in formazione turnover in vista dell'impegno che li vedrà l'Inter in Champions League contro il Valencia, fuori Vieira, fuori soprattutto Adriano. C'è un errore in grafica, il cartello non si riferisce al Chievo ma al Cagliari, Cagliari in campo con Fortin, Ferri, Bizzerra, Bianco, Agostini, Marchini, Budel, Biondini, Langella, Capone, punta in avanti Suaso. Vediamo il sostegno dei tifosi nerazzurri per il 25esimo compleanno di Adriano. Inquadrato anche Suaso, Colomba, tecnico del Cagliari, Cagliari che prova a partire subito in avanti, inquadrato anche l'allenatore dell'Inter, Mancini. E siamo all'11esimo del primo tempo e c'è subito il gol di Burdisso, numero 16, come quella che potrebbe essere l'eventuale vittoria in campionato dell'Inter. Vediamo Burdisso esultare, lanciato da uno splendido cross di esterno destro di Ibrahimovic, un cross carico di effetto che appena tocca la testa di Burdisso prende una traiettoria imprevedibile per il portiere Fortin e si insacca in rete. Sempre l'Inter che preme qui il cross dalla sinistra di Figo, il colpo di testa di Crespo, alto, peccato, la palla era un'ottima palla, vediamo il lancio di Figo, tocco morbido sotto, colpo di testa in anticipo di Crespo, ma palla fuori. La risposta del Cagliari è affidata al destro di Suaso, un destro fortissimo da fuori sul quale si fa trovare pronto Julio César alla respinta. Suaso l'unico punto terminale, vediamo il lancio, la palla offerta da Biondini per l'Honduregno, l'Honduregno scarica il destro, pronto Julio César alla respinta. Ancora l'Inter, vediamo l'assist per Crespo che di destro da poco fuori area trova pronto Fortin. Il lancio di Stankovic trova il petto di Ibrahimovic, ma l'intervento che diventa poi un assist appunto per Crespo. Tiro fortissimo ma centrale. Si chiude il primo tempo, un Inter nettamente superiore al Cagliari, il vantaggio nerazzurro sicuramente meritato. Decide per il momento il gol di Burdisso. In apertura ancora Inter, Dakur che lancia Ibrahimovic che probabilmente scivola al momento dell'impatto con il pallone e manca il punto d'appoggio e quello che ne esce è una svirgolata. Ancora Inter in avanti, Stankovic raccoglie il pallone di Crespo, finta il cross, tenta il sinistro al volo, una botta diretta che colpisce la traversa in pieno. Un gran gioco di gambe del serbo che si libera così dei difensori cagliaritani e colpisce la traversa. Anche il Cagliari ha la sua buona occasione, qui Pepe manda fuori dopo il cross dal fondo di Suaso, un cross che vediamo Suaso impegnato così con Pepe che di destro di piatto al volo manda fuori, probabilmente la palla come possiamo vedere dal replay era anche uscita, ma comunque Pepe non ha saputo approfittare di quella che poteva essere l'occasione per il pareggio. Fuori Dakur per Solari nelle fila nerazzurre, Solari che si rende subito protagonista. Si libera sul cross di Stankovic, si libera elegantemente del proprio difensore, scaglia un sinistro ancora una volta, Fortini chiamato ad un difficile intervento. Il gran sinistro di Solari defilato sulla sinistra, pronta comunque la respinta di Fortini che non rischia la presa e devia in angolo. Colomba cerca ancora un'ultima soluzione, il Cagliari si proietta in avanti, ci prova tutti in attacco. Ma anche le ultime palle vengono deviate comunque da un'attenta difesa. Il tiro di Marchini l'abbiamo visto deviato dall'attenta difesa nerazzurra. Finisce qui con la 16ª vittoria consecutiva in campionato per l'Inter, ormai scudetto decisamente nelle mani nerazzurre. Decide il gol di Burdisso all'11esimo del primo tempo.